CIGEP 2020, ci troviamo allo stand di Granulati Italia, un'azienda che ha oltre 38 anni di storia, e ci troviamo in compagnia di Oscar Nesta, il fondatore e l'amministratore delegato dell'azienda, che intanto saluto. Buongiorno e benvenuto. Ringrazio, buongiorno anche a lei, benvenuto nel nostro stand. E con Maurizio Pinfilli, che è il responsabile commerciale dell'azienda e che è diventato ormai un appuntamento fisso nel corso delle manifestazioni fieristiche qui a CIGEP. In particolar modo, tra poco avremo modo di scambiare qualche chiacchiera. Bentornato Maurizio. Grazie a Fabio di essere anche quest'anno, che è il quarto anno se ricordo bene, all'interno dello stand della Granulati Italia. Però lascio subito la parola al presidente Oscar, che finalmente è venuto ai tuoi microfoni. Grazie, grazie per la disponibilità. Oscar, 38 anni di storia sono tanti, e vedendo poi come si muove qui in uno stand di oltre 400 metri quadrati pare che insomma non siano affatto passati. Infatti sembro giovanissimo, sembro. Comunque la Granulati Italia è stata fondata da me nel 1982, dopo essermi fatto esperienze abbastanza importanti nel settore tecnico, nel campo degli aromi e soprattutto della istantaneizzazione dei prodotti, ho deciso di aprire una mia azienda e di entrare nel mondo food. L'inizio della mia azienda è stato basato tutto comunque in partenza sul settore gelateria, per poi, con tutte le esperienze fatte, espandersi su tutto quello che era anche il settore Horeca. Ma qui nello stand abbiamo anche tanti altri marchi, Yogurino, Gelati Italia e così via. Parliamo anche di questi brand uno dopo l'altro. Ok, allora l'azienda è Granulati Italia. A questa azienda, logicamente, essendo entrata in vari settori, ha creato dei brand per ogni settore. Per il settore gelateria è proprio il brand è Gelati Italia, per il settore Horeca il brand è Boston e per il settore invece franchising il brand è Yogurino. Sono tutti brand che però fra di loro sono legati, hanno una loro storia, una loro vita, che però si uniscono nella rappresentazione dei prodotti, ma soprattutto nella creazione dei prodotti, perché in qualsiasi maniera si sfrutta l'abilità del settore gelateria per entrare nel settore Horeca con creme fredde, con prodotti freddi che vengono supportati dall'esperienza fatta nel settore gelateria, questo è chiaro. Altrettanto nel franchising, si è specializzati nel settore gelateria particolare come lo yogurt e tutto, che però nello stesso tempo è un gelato. È un gelato che ha una sua storia, è un gelato che ha una sua possibilità di utilizzo e la possibilità di creare proprio una serie di franchising che possono seguire questo tipo di gelato e lanciarlo in Italia ma anche nel mondo, attento, perché non dimentichiamoci mai che in qualsiasi maniera il gelato è italiano e nessuno deve mai fare l'errore di cambiare il nome al gelato. Il nostro è gelato e non è ice cream, ok? Per cui, portando avanti questo concetto, noi abbiamo spinto tutto questo e tutte le nostre esperienze, oltre che in Italia, anche nel mondo. Il settore Horeca, invece, è un settore particolare in cui noi siamo entrati, che copre un'amplissima gamma di prodotti, che comunque vanno dal settore bar, ma vanno anche al settore vending e vanno anche al settore catering. Nel settore vending classico, lo sappiamo, ci sono cioccolati istantanei, latte granulari, tè solubili e capsule. Okay. Nel settore Horeca abbiamo l'onore di essere stati i primi in Italia a produrre il caffè ginseng, che è uno dei prodotti oggi di grande moda, diciamo. Siamo stati gli inventori o gli ideatori delle creme fredde. Creme fredda al caffè, nell'anno 2000 abbiamo avuto questa idea, abbiamo cominciato poco a poco con piccole zone a lanciare questo tipo di prodotto, che poi nel tempo è cresciuto a dismisura e si è lanciato moltissimo.
E a questo abbiamo unito poi creme fredde di altri tipi, come la crema fredda allo yogurt, crema fredda al cioccolato, tutto quello che il mercato richiede in continuo, con un continuo sviluppo. Perché riusciamo a fare così tanto sviluppo? Noi abbiamo dei laboratori di ricerca dove ben 7 persone sono occupate proprio alla ricerca continua di materie prime di altissima qualità, che è uno dei nostri punti più di orgoglio, e di materie prime che seguono le mode. Le mode oggi le sappiamo tutte, sono mode dietetiche, sono mode senza zuccheri, sono mode con erbe salutari, se vogliamo, no? È diventato di moda la curcuma, è diventato di moda lo zenzero, tutti prodotti che poi noi abbiamo curato e lanciato nelle varie forme nel settore Horeca e nel settore bar. E allora, prima di passare al responsabile commerciale, perché le aziende sono fatte anche e soprattutto di uomini, ma 38 anni fa avrebbe mai immaginato di arrivare poi a questo punto? No, non l'avrei mai immaginato, perché come tutte le cose si parte sempre come in un'avventura, questo è chiaro. E l'avventura era legata al fatto anche che avevo una famiglia da mantenere, che avevo già 2 figlie grandi e una moglie. Però in quegli anni si era portati a tentare le avventure. Era molto più facile che oggi, parliamoci chiaro. Oggi occorre un po' più di coraggio. Ma più che coraggio, c'è stata una persona che ultimamente mi ha detto che fare l'imprenditore oggi in Italia bisogna essere un eroe. E questo è vero, perché noi siamo sottoposti a problematiche continue e infinite in un momento veramente difficile e veramente caotico anche nel mondo. Resti qui con me, perché nel frattempo passiamo a Maurizio Pinfildi, che nella sua enormità mostra, manifesta e esprime anche la sua potenziale grande personalità da showman. Maurizio, bentornato. Grazie Fabio. Come stavo anticipando, oggi quest'anno però è un po' più difficile, perché dopo che ha parlato il capo io mi sento sempre in difficoltà, perché ha detto quasi tutto. Volevamo soltanto presentare velocemente, oltre le novità che tu sai del ginseng, che diciamo non volevamo ripeterci, l'idea qual è stata? Quella un paio d'anni fa è partita l'idea di rinnovare un prodotto diciamo un po' vecchio come la granita. Siamo ripartiti quest'anno in pompa magna con la gamma, non le volevo far vedere, mi giravo così, le granite siciliane. Cioè una vecchia ricettazione siciliana, tu lo sai, la famosa granita siciliana, diventava un po' difficile da inserirla in questi macchinari moderni a mantecazione continua. Siamo riusciti a fare quindi un prodotto anche qui che ha risposto bene. Con quest'anno abbiamo presentato anche dei gusti nuovi, oltre alla pasta di mandorle, le fragole, che anche se non è un prodotto siciliano ma è molto richiesto, il cedro e naturalmente il limone. Questo prodotto ci sta dando una grande soddisfazione e significa proprio l'attenzione che l'azienda dà a tante realtà che forse a volte vengono messe sotto, diciamo, considerate poche per quanto riguarda questo. Poi non voglio dilungarmi oltre, perché abbiamo questo magnifico stand. Poi ti ripeto, dopo il presidente, nonché il mio capo che mi sopporta da oltre 20 anni in questa azienda, c'è poco da aggiungere. Siamo felici che siate venuti qua da noi anche quest'anno. Veniteci a visitare sempre al nostro padiglione C3 per prendere naturalmente un bel gelato o un'ottima crema o appunto una granita, come dicevo prima. Grazie sempre a te per la tua disponibilità e un saluto a tutti gli amici di Vending News. Vending News e Horeca News, Horeca TV insieme a Vending TV. Sono 4 strumenti che in qualche modo si amalgamano per quelli che sono gli argomenti che mai come in questo caso si fondono, sono su 2 binari diversi che vanno però nella stessa direzione. Mi permetti l'ultima cosa, un'ultima mission che proprio mi ha dato l'idea del vending. Noi quest'anno come azienda, sai che noi siamo produttori, stiamo investendo una nuova gamma di prodotti dedicati proprio al mondo del vending, a coloro che fanno capsule, a coloro che fanno cialde, che danno, vogliono avere finalmente anche loro un po' di qualità. La Granulat Italia ha fatto una nuova gamma di prodotti dedicati proprio a questo canale, infatti approfitto di questa tua intervista, veniteci a contattare, abbiamo dei prodotti nuovi che finalmente fanno capire cosa significa avere un prodotto vending che però viene dal bar, quindi con una qualità completamente diversa. Non lo voglio dire che sembrerebbe, sai, una cosa fatta, la pubblicità, qualità, provate.
quando avete provato vi posso garantire che capirete la differenza. Basta scrivere all'indirizzo di posta elettronica che è comparso poco fa. E allora, Presidente, è arrivato il momento più bello delle interviste, almeno per quanto mi riguarda, l'assaggio del prodotto di punta che presentate in questo momento. Intanto, grazie per la disponibilità. Ringrazio voi, logicamente, per questa ripresa. Volevo fare una precisazione molto importante. Nell'azienda con me, e questo è importante per la continuità dell'azienda, ci sono due mie figlie che sono ormai con me da 20 anni e che hanno perciò fatto un'esperienza tale che anche senza il padre possono benissimo portare avanti l'azienda, perché hanno recepito e preso la stessa mentalità mia, e qui sono orgoglioso, e possono diventare veramente anche loro altrettanto forti, e sono Patrizia e Erika. Vi ringrazio tanto, vi ringrazio per l'intervista e vi prometto che un altro anno, se avremo qualcosa di nuovo, mi farò ancora intervistare da voi.